Non solo domande, ma anche proposte e duri commenti su alcune delle tematiche che interessano i lucani al centro del dibattito organizzato al Liceo Scientifico Pierpaolo Pasolini di Potenza con il governatore della Regione Basilicata Marcello Pittella, a cui i giovani studenti con spirito critico hanno manifestato le loro preoccupazioni e perplessità. Dal problema dei tanti lavoratori in cassa integrazione senza più sostegno al reddito ai dubbi circa le conseguenze sulla salute delle estrazioni petrolifere, ma anche sulla composizione della prossima giunta regionale. Pittella, rispondendo alle domande, ha chiesto ai ragazzi di avere più fiducia nelle istituzioni, illustrando le azioni messe in campo per risolvere le questioni portate all'attenzione. Tra queste, reddito di inserimento, maggiori controlli per tutelare ambiente e salute sui territori in cui si estrae il petrolio, nuovi investimenti per incentivare la produzione di energia pulita ed i risultati del nuovo accordo firmato al MISE per dare alla Basilicata benefici concreti dalle estrazioni petrolifere. Riguardo al tema del petrolio, il governatore lucano ha aggiunto che dal 1998 ad oggi la regione Basilicata prende solo il 7% delle royalties. Molte di queste risorse, ha aggiunto, non sempre nel passato sono state investite nel modo giusto. Gli studenti hanno chiesto a Pittella anche chiarezza sul prossimo rimpasto di giunta, attualmente composta da tecnici non eletti dai lucani. A riguardo il governatore ha spiegato la complicata fase di consultazione tra i partiti della maggioranza che lo spinse a fare la scelta di un governo di esterni, ribadendo però per il prossimo rimpasto di voler dare alla politica la possibilità di riappropriarsi del suo ruolo. Riguardo invece la cosiddetta rimborsopoli, il governatore ha parlato del suo caso. Io avrei sottratto, ha detto, 200 euro, ma può essere stato un errore. Ho chiesto al mio avvocato, ha continuato, di fare una perizia calligrafica perché per 200 euro non voglio andare sotto processo. Non tutti gli studenti si sono detti pienamente soddisfatti dalle risposte del presidente, del quale però è stata riconosciuta la disponibilità al dialogo. In futuro Pittella, ha detto, ritornerà ad incontrare gli studenti del liceo Pasolini.